Sono uscite le nomination per il premio culturale Osamu Tezuka 2024. E quindi vediamo un pochino insieme quelle che sono le varie candidature. Io sono già contento perché qui nell'immagine c'è Ai Oshino di Oshinoko, che come sapete benissimo è una delle opere che più sto apprezzando ultimamente, negli ultimi tempi. Ho appena letto l'ultimo numero italiano e devo dire che non riesco veramente a comprendere chi dice che a un certo punto cala e chi lo diceva già da tempo, perché non vedo cali. Al momento non sto vedendo nessunissimo calo. Quindi non so se è una mia impressione, ma insomma, vedremo. Ad ogni modo sono state lasciate le nomination dall'Asahi Shimbun, che è appunto il quotidiano giapponese che si occupa di queste cose, degli Osamu Tezuka Cultural Prize, per il 2024, quindi il riconoscimento che viene attribuito da una giuria di esperti, che dopo vi citerò, alle migliori opere a fumetti uscite nel corso dell'anno solare precedente. La prima è Ikokuniki, quest'opera che vi dico infatti da un sacco di tempo che voglio recuperare, però a questo punto mi sa che aspetterò che finisca, perché sono appunto 11 volumi la serie completa e per ora in Italia ne sono stati pubblicati 10 da Flashbook, quindi aspetto l'ultimo e a quel punto la recupero. Però davvero ho sentito dei creator che ne parlavano bene, se non ricordo male era Nerdando Insieme o... chi era? No, mi sembra proprio lei. E mi attira tantissimo la copertina e anche i disegni e anche la trama, quindi questo è un José che voglio assolutamente recuperare. E poi c'è Oshinoko, che come vi dicevo è una delle opere che maggiormente io apprezzo in questo momento, ma ormai da quando viene pubblicata in Italia, che sono un paio d'anni sicuramente, dal 2022 appunto. È un'opera che mi sta dando tanto, mi piace un sacco come è disegnata, mi piace tanto l'argomento che tratta, come lo tratta, il fatto che riesca sempre a portare cose nuove, volume dopo volume, non c'è un volume stagnante. I disegni di Yaka Akasaka per me sono stupendi, non so come mai ora mi apre l'immagine così invece del pop-up, che appunto sarebbe questo. A me piacciono un sacco, poi forse qui nel manga non riescono neanche a trasmettere, in realtà sì, mi piacciono comunque un sacco, però stavo dicendo nell'artbook che ho appunto ricevuto ultimamente, ancora di più si vede la bravura di Mengo Yokoyari, non Akakasaka, perché Akakasaka è lo sceneggiatore, quindi se vincesse Oshinoko, per me andrebbe benissimo, però ci sono almeno un altro paio di candidati veramente molto molto forti e ci arriviamo. Facciamo anche tre. Questo è un manga che vi avevo già fatto vedere tempo fa, perché se non ricordo male era candidato al manga Taisho, infatti abbiamo parlato anche di quello, ed è un manga sulla vita quotidiana di alcuni artigiani del periodo Edo. Il periodo Edo corrisponde appunto al periodo in cui Tokyo, la capitale giapponese, era chiamata Edo, appunto, di Akito Sakaue per Lead, è l'editore, per ora è uscito un solo volume. Infatti la mia preoccupazione per averlo in Italia era proprio quella, che è uscito un volume dal 2021, quindi un volume in 4 anni. Mi pare proprio pochino, pochino, pochino. Ciao Blue Iron, ciao Andrei. Però sicuramente l'opera sembra interessante, i disegni sono veramente fighi, guardate come sono pieni di dettagli queste vignette che riguardano proprio il legno, si vede tutte le venature, quelle cose lì, quindi sicuramente potrebbe essere un'opera interessante. E magari è proprio il fatto che sia così piena di dettagli a farla essere anche così lenta, però insomma, un po' meno magari, un po' meno lenta. Poi c'è Saturn Return di Akane Torikai, che è pubblicato da Dinit in Italia, ed è una bellissima opera come tutte quelle della Torikai che ho letto fino ad ora, perché è un'autrice veramente molto 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 brava. Anche se lo devo finire perché ho letto i primi volumi, poi ha avuto diversi rallentamenti e quindi ho accumulato i volumi per poterlo leggere tutto insieme. Ora, se non ricordo male, è finito, sì, perché appunto a fine gennaio è uscito l'ultimo,
quindi posso finalmente fare la lettura di Saturn Return e magari poi ve ne parlerò. Però ad esempio vi posso dire che un'altra opera dell'autrice pubblicata di recente, tra virgolette, l'anno scorso in Italia o 2 anni fa, era davvero stupenda, che è La professoressa Mente, e anche questa opera qui non ha assolutamente niente da invidiare. Se vi piace Asano, secondo me può piacervi molto anche questo, non solo perché lei è la moglie di Asano o ex moglie, non ho ben capito se si siano lasciati, ma proprio perché hanno uno stile narrativo secondo me molto molto simile. Il disegno non è simile, ma è molto bello anche quello della Torikai. Poi un'opera invece di cui sinceramente non conosco nulla è Tamaki to Amane, quindi Tamaki e Amane, di Fumio Shinaga. Giuseppe, anche questo è un po' lento perché un volume solo dal 2022 è uscito. Lei però è un'attrice che già conosciamo per un'opera bellissima come Oku, Le stanze proibite, di cui in questo momento c'è un anime su Netflix, credo. Però poi recupero il manga io, perché all'epoca l'avevo iniziato ed era veramente spettacolare. Deve essere recuperato assolutamente. Tamaki, nel tornare a casa, vede sua figlia Akari baciare Norimoto, una ragazza della sua stessa classe. La donna ne discute in seguito con suo marito, l'uomo in passato si era innamorato di una ragazza della sua stessa classe, proprio come Akari. Ma se non sbaglio l'avevamo visto anche questo. Probabilmente anche questo era candidato al manga Taisho. Mi ricordo proprio della tavola qui, della madre che vede la figlia baciarsi con un'altra. Anche qui disegno interessante, trama altrettanto, quindi sicuramente vorrei vederlo, però immagino che nessuno lo annuncerà al momento, perché è un volume dal 2022. E poi c'è appunto una di quelle opere che dicevo prima, che concorrono molto seriamente nel mio cuore a essere prime, ovvero Tracce di sangue di Shuzo Shimi. Sapete quanto io ami Shuzo Shimi, ho fatto diversi video, una monografia, è un autore incredibile, tra i migliori manga contemporanei secondo me, e Tracce di sangue è un'opera assolutamente colossale per quanto riguarda la storia, i disegni di Oshimi sono sempre fenomenali, riesce a cambiare stile di disegno in ogni opera che fa e anche nella stessa opera, spesso in base al sentimento del personaggio. Qui si tratta di una travagliatissima storia di un rapporto madre-figlio veramente allucinante, malato e morboso. Guardate che disegni eccezionali. Comunque, se vi va, insomma, ho fatto io la monografia e poi io e Martina abbiamo fatto anche la live dedicata a Shuzo Shimi, che trovate sul suo canale YouTube, quindi insomma andate a dare un'occhiata a questi due video perché sono un bel approfondimento su quello che è uno degli autori più interessanti in assoluto del panorama manga. Ciao Just Zero, buonasera. Questa non la conosco e non c'è neanche trama. Su Yukuza Natsuko no Hisho di Miri Masuda, un José anche qui, un volume dal 2023. Ci abbiamo ancora più speranza però qui, perché comunque dal 2023 e c'è solo la copertina, ragazzi, quindi non saprei proprio. Posso al limite cercare qualcosa mettendo il titolo su Google, ma non mi trovo un granché. Si vede giusto lo stile di disegno, che sicuramente non mi fa impazzire, è molto stile blog, però dipende poi appunto cosa racconta. Qui potrebbe essere anche una cosa che mi piace, nel senso, se è un qualcosa che mi fa ridere, anche questo stile semplice ci sta, però insomma vedremo, questo non lo so. Tokyo Igoro, Tokyo Everyday di Taiyo Matsumoto sta per essere pubblicato, spero, in cofanetto da J-Pop, credo di sì perché l'abbiamo visto nell'ultimo Direct, quindi entro un paio di mesi dovrebbe essere pubblicato, ed è l'opera che attendo maggiormente come pubblicazione italiana del 2024, quindi insomma particolarmente ci tengo perché Taiyo Matsumoto è un autore che adoro, e quest'opera in 3 volumi parla della vita di un editore di un'importante casa editrice di manga, quindi a me che interessa moltissimo
come si dice, il backstage, il dietro le quinte di come si fanno i manga, beh, questa è un'opera che mi interessa tantissimo, tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. E poi Taiyo Matsumoto è un autore semplicemente incredibile. Se non avete mai letto nulla di suo, fatelo, perché davvero merita. E se dovessi dirvi un'opera per iniziare, probabilmente, beh, non lo so, è difficile. Sunny è sicuramente l'opera migliore, secondo me, però è anche un pochino più lunghetta rispetto ad altre. Gogo Monster ci potrebbe stare, e se riuscite a trovarlo, Tekken King Crit. Quindi, vedete un po'. Un'altra opera è Plinius, di Mari Yamazaki e Miki Tori. Lei è un'autrice molto interessante, la Yamazaki, che è quella di Terme Rome, che mi era piaciuto un sacco, e anche dell'ultimo Olympia Kyklos, che ho trovato veramente simpaticissimo. Plinius, nonostante appunto sia pubblicato in Italia da Flashbook, non l'ho ancora letto, quindi non vi posso dire molto. Parla di Plinio, sempre comunque bene o male le tematiche sono simili, quelle di questa autrice. Però vorrei recuperarlo. Non so perché è candidato in questi Tezuka Award 2024, perché comunque è uscito, cioè è iniziato a uscire nel 2013. E quindi non so come mai è qui, però va bene lo stesso. Bull, grazie dell'abbonamento, tesoro, benvenuto. Ping Pong lo consiglio, assolutamente, sì, certo, bellissimo. Oggi ho iniziato Fullmetal Alchemist e mi salvo da non averlo mai guardato da più piccolo, né aver incontrato mai uno spoiler. Speriamo bene. Ma in realtà sai che secondo me non ci sono grossi spoiler da fare poi su Fullmetal Alchemist. Niente che ti possa rovinare la lettura nella visione dell'anime, in quel caso. Quindi secondo me davvero puoi andare tranquillo. E questo è l'ultimo candidato che non conosco, Bocchishino Yakata. Questo è un volume unico, è anche l'unico volume unico di questo Tezuka Award 2024. I disegni sono particolarmente, non necessariamente strani, però sicuramente originali rispetto al panorama manga, anche seinen come il target di quest'opera. Sono veramente intriganti. E la storia affronta la solitudine di alcuni anziani che risiedono in un complesso di appartamenti costruito durante il periodo di rapida crescita economica del Giappone, la bolla economica. Quando sentite parlare di bolla economica, è proprio il periodo della crescita del Giappone, che è avvenuto nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, naturalmente. E beh, interessante, molto molto interessante anche questo. E potrebbe essere un manga da Toshokan. Potrebbe essere un manga da Toshokan, volume unico. Poi loro stanno pubblicando tanti di questi manga che parlano anche un po' dei sentimenti delle persone più anziane. Sarà anche perché il buon Davide Castellazzi, il direttore, ha una certa età e quindi è affine con queste storie. E quindi potrebbe essere da loro, secondo me. Lo leggerei molto molto volentieri. I tag sono solitudine, personaggi anziani, gatti. Come vi diceva appunto, la giuria di questo Awards è composta da diverse personalità. Quest'anno abbiamo i fumettisti Osamu Akimoto, che è quello di Koshikame, se non ricordo male, e Mashiko Satonaka, autrice di cui in Italia purtroppo è arrivato quasi nulla, ma che è stata molto importante per lo shoujo, particolarmente in Giappone. E poi c'è la cantante e attrice Minami Takahashi, la scrittrice e insegnante di arte e design della Tohoku University Yukiko Tomiyama, il professore e accademico Shoyei Chujo, il critico di manga Nobunaga Minami e il comico e fumettista Taro Yabe.
da non confondere con Yaro Abe, che è l'autore della Taverna di Mezzanotte. I nominati sono stati selezionati tra una lista più lunga di titoli scelti da specialisti e librai, e per essere leggibili dovevano essere pubblicati, cioè dovevano avere almeno un volume pubblicato nel 2023. La Asahi Shimbun annuncerà i vincitori del premio culturale Osamu Tezuka in aprile e la cerimonia si terrà il 6 giugno. Questa non ho mai capito, cioè vogliono proprio la, togliere quella componente, secondo me, essendo giapponesi, vogliono togliere quella componente di spettacolarizzazione come possono essere gli Oscar o tante altre premiazioni. Cioè loro ad aprile ti dicono quelli che hanno vinto e poi a giugno li premiano. Invece chiunque altro avrebbe annunciato i vincitori direttamente durante la premiazione, fa un po' di scena, un po' di giochino, un po' di spettacolo, un po' di entertainment. Il vincitore del Gran Premio, tanto noi non lo possiamo vedere purtroppo, otterrà una statua in bronzo. Vedi, però sui premi non sono lesine, perché il vincitore del Gran Premio otterrà una statua in bronzo e 2 milioni di yen, che sono circa 12.300 euro. Buttali via. Mentre agli altri vincitori andrà una statua in bronzo e 1 milione di yen, 6.150 euro. Ragazzi, quindi insomma, tanta robina, tanta robina. Non mi ricordo quali sono le categorie di preciso, ma sicuramente c'è appunto il Gran Premio, che è il fumetto che viene fatto vincere come numero uno, e poi altri premi, tra virgolette, minori. Comunque tutti i manga qui sono davvero interessanti, quelli che non sono pubblicati in Italia spero che lo saranno prima o poi, e poi anche l'unico che non ho letto di questi, tra quelli pubblicati in Italia, anzi i due in realtà, perché qui i ragazzi di Fumetologica si sono dimenticati di scrivere che anche i Kokunikki e Plinius sono pubblicati in Italia, e appunto questi li voglio assolutamente leggere, quindi se voi li avete letti fatemi sapere qui sotto come se sono meritevoli oppure no, ma secondo me sì, assolutamente. E ditemi anche cosa fareste vincere voi tra queste opere e perché proprio Oshinoko.